Voglio ringraziare tutti gli operai che hanno realizzato quest'opera, che hanno lavorato sotto terra e che ci consentono oggi di vedere cose più belle. Dopo anni di lavori viene consegnata alla città la stazione Toledo della linea 1 della metro. La nuova fermata, inaugurata questa mattina dai rappresentanti di comune, provincia e regione, con il presidente della metropolitana di Napoli, Gian Egidio Silva, sarà aperta agli utenti nel mese di giugno e collegherà la centralissima via Toledo alla stazione Dante e a quella università in piazza Bovio. L'abbiamo fortemente voluta, un grande lavoro duro. Ringraziamo veramente gli operai, la metropolitana, gli architetti che ci hanno lavorato, i funzionari dipendenti e gli impiegati del comune. È veramente una stazione bellissima, sono emozionato, nel cuore di Napoli, a via Toledo. Questo si inserisce nel progetto di una Napoli esempio nel mondo, è una delle stazioni più belle del mondo sicuramente. Con il sindaco di Napoli, con il presidente della provincia e con il ministero dobbiamo riuscire a realizzare per la prima volta una governance comune del sistema su ferro, perché tutto ormai è un sistema integrato e quindi tutti i pezzi, al di là della realizzazione, devono venire insieme. Il progetto porta la firma dell'architetto spagnolo Blanca ed è ispirato ai temi della luce e del mare. Dalla superficie, infatti, e fino a raggiungere i binari a quasi 50 metri di profondità, fasci di luce naturale penetrano attraverso aperture esagonali, evidenziando con l'uso del colore e dei materiali i diversi strati di terreno. La linea 1 della metropolitana è un grande anello che parte dalla periferia, collega prima il Vomero, poi arriva al porto, arriva alla stazione e speriamo che arrivi adesso a Capo di Chino. L'obiettivo è quello, insomma. Mura di epoca aragonese ed altri reperti della città antica emersi durante i lavori di scavo si alternano, integrati nelle finiture della stazione, ad opere d'arte contemporanea. Anche Toledo si inserisce infatti nel circuito delle stazioni d'arte della metropolitana di Napoli. Artisticamente è una cosa che è nata poco per volta, però che mi sembra che l'inserimento di quadri contemporanei mi sembra che abbia dato molto prestigio alla metropolitana. Metropolitana è conosciuta ben al di fuori di Napoli anche per quello. Entro il 2013 è previsto anche il completamento dell'uscita Monte Calvario, che collegherà con un corridoio sotterraneo via Toledo ai quartieri spagnoli.